GF VIP. Furiosa lite tra Vilma Goic e Patrizia Rossetti. Dentro la casa la popolare cantante sta vivendo una storia particolare. Innamoratasi di Daniele Dal Moro nelle ultime ore ci sono state dichiarazioni importanti da parte dell'ex UED. Siamo grandi e vaccinati e sappiamo bene cosa facciamo. Cosa sono i sentimenti e l'amore. Il fatto che tra me e lei ci sia una sintonia forte che anch'io ho provato poche volte non deve essere un ostacolo per vivere la nostra amicizia speciale qui e fuori. Poi arriva una frase che anticipa in qualche modo quello che è successo nelle ultime ore. Sono molto legato a lei e mi dispiace per quello che è successo con la storia di Patrizia. Quando è da sola senza la Rossetti, Vilma è diversa. E infatti tra Vilma e Patrizia si è creato un rapporto di grande amicizia, complicità e condivisione di questa esperienza. Entrambe si trovavano in cucina, quando improvvisamente da una scintilla è nata una discussione sfociata in una pesante litigata. Momento di forte tensione tra Vilma Goic e Patrizia Rossetti. Dopo aver sparlato di Nicole in corvaia, le due grandi amiche sono state duramente rimproverate prima dalla stessa vittima dei loro attacchi e poi dalla sorella Clizia entrata appositamente nella casa. Dopo questi fatti Vilma Goic e Patrizia Rossetti sembrano aver compreso di aver sbagliato. Tuttavia sono passate poche ore che è scoppiata una furiosa lite. Tutto è nato quando Patrizia si è avvicinata a Vilma e le ha chiesto come stesse. Vilma Goic ha risposto malamente. Ok, va bene. Non ho voglia di parlarne. Non è giornata. Te l'ho detto. Se ti dico che non è giornata perché devo sforzarmi? Non riesco a sforzarmi. A quel punto Patrizia Rossetti ha ribattuto. Grazie a Vilma. Non sono mica venuta qui per armi con te. Ieri sera non avevo serata però mi son sforzata io. Dai Vilma. Bell'egoismo che c'è comunque. E non è tutto. Uscita in giardino Patrizia Rossetti ha continuato a lamentarsi da sola del comportamento di Vilma Goic. Durante questo sfogo la conduttrice ha pure imitato la coinquilina, facendo sbellicare da ridere parecchi telespettatori. Una parola gentile Noè? L'abbiamo fatta in due la ata. Bel sostegno da parte delle amiche. Complimenti. Adesso lei fa la vittima e vuole andare a parlare con Nicole. Cosa le vai a dire dopo quello che l'hai detto? E certo, perché io soffro di solitudine, certo io invece sono felicissima. E adesso? Riusciranno a chiarirsi? O è la fine di una bella amicizia?